Buongiorno a tutti da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Racing Time. Allora, appuntamento inusuale se vogliamo perché di solito di venerdì, nel venerdì di gare, noi usciamo sempre con una puntata post PL1, ma oggi mi sa che le puntate saranno di più. Tra l'altro, oggi prove libere uniche in quanto poi ci saranno le qualifiche per la gara sprint. Qualifiche che mi aspetto già belle, scoppiettanti e competitive. In ogni caso, le qualifiche le seguiremo in diretta sul nostro secondo canale, ovvero Selezione TV2. Tra l'altro, vi invito a iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, al nostro secondo canale e anche al canale di Lorenzuccio Librando. Lorenzo Librando, che è uno dei miei allievi, ogni tanto spingo il suo canale perché mi fa tanto piacere. Allora, questa puntata qui la facciamo perché abbiamo due o tre contenuti da condividere. Uno da chiarire perché ieri no, non si è capita una mia battuta, forse alcuni di voi non l'hanno capita, ma voglio fare chiarezza su questa cosa qui. Sapete quanto ci tengo e sapete quanto ci tengo a essere, come dire, molto chiaro in ciò che dico su questo canale. E poi abbiamo un intervento, abbiamo un ospite anche oggi in puntata. Si tratta di un addetto ai lavori, un opinionista e giornalista, c'è già stato qui da noi, questa è la sua seconda volta, non anticipiamo troppo le cose, aspettate e poi vedrete di chi si tratta. Prima di tutto però vi voglio far vedere il video di questa, la copertina del video di questa notte, dove parliamo di questa ala della McLaren. Ripeto, non ho fatto indagini, non ho approfondito, ieri era tardi, stamattina mi sono alzato presto e con alcune cose da fare e quindi non ho avuto il tempo di approfondire, però secondo me è un'ala nuova, lo vedremo dai documenti di oggi. E poi pensate un po' che cosa mi è toccato fare: difendere Max Verstappen, ragazzi, e qui è tutto dire. No, questo vi fa capire quanto io ci tenga, come dire, visto che in tanti mi avete detto guarda cosa ha detto, guarda cosa ha detto. No, proprio quella cosa lì non l'aveva detta. Comunque, questo è quanto. Bene, adesso sigla immaginaria, se no la puntata si fa lunga e parliamo di una cosa, anzi di due cose che sono contenute nello stesso argomento, che davvero sono uno in particolare, un messaggio molto forte. Allora, una volta tanto, iniziamo con un'altra categoria, non con la Formula 1, ma con la MotoGP, perché c'è una tappa importantissima in Malesia e già ci sono state le prove libere, o per meglio dire le free practice, con Bagnaia che ha fatto da subito il miglior tempo, seguito praticamente a un battito di ciglio da Jorge Martin e poi da un altro avversario che secondo me si ritroverà in gara, ovvero Enea Bastianini, che ha detto chiaramente che non aiuterà Bagnaia. Al di là di questi tempi, perché poi è tutto in divenire, sono tempi che contano poco, la cosa importante è ciò che ha detto Bagnaia, ovvero che lui non è disposto a correre a Valencia qualora si decidesse di andarci. Ed è disposto anche a perdere il titolo così perché, secondo lui, non è giusto correre in un posto dove c'è stato il finimondo e portare lì la MotoGP non ha senso. Io volevo fare i complimenti a Bagnaia, al di là di come la si possa pensare su questo argomento. Alcuni di voi penseranno che ha ragione, altri che ha torto, però ragazzi, che prova di carattere notevole e secondo me dietro questo messaggio c'è molto rispetto. Lui ha tutto da perdere nel non correre all'ultima gara, c'è molto rispetto per questa popolazione veramente sfortunata. Quindi un grande applauso a Bagnaia, meritava l'apertura di questa puntata come l'ha meritata tante altre volte. E veniamo a una cosa di ieri, anzi, veramente ce ne sono state due, però una, ragazzi, non si può fare niente. A volte mi rendo conto che un pochino troppo in là mi ci spingo, quindi capiranno solo, penso, una cinquantina di persone, però vabbè, questo è.
non posso proprio andare avanti. Però c'è stato un momento in cui io ho fatto una battuta e ho detto, ragazzi, è una battuta, e mi sono messo anche a sorridere, però forse dovevo soffermarmi di più su quella battuta che avevo fatto perché credo che il messaggio non sia passato proprio in maniera chiara, e quindi lo ridiciamo oggi, anche perché voleva drammatizzare un pochino quella che era la situazione che si era creata attorno a Verstappen, e soprattutto ieri volevo portare avanti questa crociata che spero si riveli giusta nel richiedere dei commissari, degli steward fissi ad ogni appuntamento, o perlomeno una parte di essi, perché è importante che ci sia conformità di giudizio, cioè stesso modo di applicare le regole, al di là del fatto che le regole siano scritte in una maniera unica, però un soggetto può, come dire, applicarle in un modo e interpretarle in un modo, un altro soggetto può applicarle in un'altra maniera, perché magari tiene conto di altri fattori. Quindi, come appunto Russell più volte, anche Hamilton, perché sono i due che stanno portando più di tutti avanti questa crociata, hanno sottolineato, ci vogliono dei commissari fissi. E difatti ci saranno, cioè forse un segnale, vediamolo così, o forse è dovuto dalla vicinanza delle date, un commissario, uno steward che era presente in Messico sarà pure qua. Si tratta di Johnny Herbert. Max Verstappen non sarà contento perché c'è stata un po' di polemica con lui nell'ultimo periodo. Però ci sarà anche un altro pilota. Io ieri avevo fatto la battuta, ragazzi, Verstappen deve tremare, perché avevo fatto vedere un documento che era uno scherzo, ma si capiva che era uno scherzo, dove c'era Danny Kiat. E no, non sarà Danny Kiat l'altro pilota designato, importante quando tra gli steward ci sono due ex di Formula 1, perché appunto l'altro pilota è Luciano Burti, brasiliano, ha corso in Formula 1, tra l'altro anche con la Jaguar, ed è un pilota che non dico di lunghissima esperienza, perché cioè come pilota sì, come pilota in Formula 1 no, però comunque è un altro pilota messo lì, e secondo me questa cosa già è abbastanza importante. Ripeto, bisognerebbe andare, era questa la cosa che mi premeva dire, non sottolineare lo scherzo, bisognerebbe andare a creare un pool, uno staff di steward sempre uguali, perché così non ci possono essere disparità di giudizio tra un gran premio e un altro, tra un pilota e un altro. Quindi questa secondo me è una cosa molto importante, e continuerò a dirlo finché non lo faranno. Allora, e poi comunque in chiusura mi scuso, perché forse ripeto, avrei dovuto sottolineare più volte che stavo scherzando in merito a Danny Kiat. Volevo fare anche un'altra battuta, perché poi alla fine c'era scritto The Stewards, no? E volevo dire che c'era pure un parente di Jackie Stewart, ma meno male che non l'ho fatta, perché se no avrei dovuto, come dire, soffermarmi anche su questa cosa. Dai, scherzi a parte, quindi era una battuta, siamo tutti d'accordo. Però ripeto, mancanza mia a non averla sottolineata abbastanza questa cosa qui. Comunque, adesso ci siamo quasi. Sto per dare il benvenuto al nostro ospite. Prima però devo fare giustizia su una cosa, perché a volte ci penso, no? Che magari saltando i commenti ogni tanto nei video non do il giusto riconoscimento a chi ha fatto la poll, e allora facciamolo. Questo non è il video di questa notte, ma è il TG giorno di ieri. Poll per Gianluca Sanna, diciamolo. Poi abbiamo Andrea Vincenzo Zito, e mi soffermo su questo splendido messaggio di Michele Burrali, che dice che tutti i collaboratori di Racing Time sono bravissimi. Un applauso a tutti loro, e grazie Michele per averlo sottolineato. Poi abbiamo Emil Costantin e di nuovo Gianluca Sanna. Bene, è arrivato il momento di dare il benvenuto a un giornalista, un opinionista,
un ottimo grafico e nonché un vero e proprio appassionato, un addetto ai lavori. Si tratta di Roberto Cecere. Qui accanto RF1 abbiamo il suo logo che troverete nella sua seguitissima pagina X, quindi ex Twitter. Vi consiglio di darci un'occhiata perché mette veramente sempre dei contenuti molto interessanti. Vi consiglio anche di seguirlo su Formula 1 Analisi Tecnica. Scrive degli articoli altrettanto interessanti e ha voluto fare due cose per noi: una preview sul Gran Premio del Brasile e poi anche una puntualizzazione, un chiarimento per quel che riguarda un passo del complicatissimo regolamento del campionato del mondo di Formula 1. Quindi io mi invito a lasciare un like e un commento su questo video se non l'avete ancora fatto e mi appresto a dare il benvenuto a Roberto Cecere, che ringrazio. Vi saluto, ci vediamo dopo le prove libere uniche e poi in diretta sul nostro secondo canale con le qualifiche per la sprint e subito dopo qui per un resoconto appunto delle qualifiche della sprint. Ciao! Ciao Nicola, siamo alla vigilia dell'ultimo Gran Premio della tripletta di triple leader di Gran Premi che hanno visto la Ferrari grande protagonista con la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti in Texas ad opera di Charles Leclerc e quella di Città del Messico dominata da Carlos Sainz. La Ferrari quindi arriva all'appuntamento con il Gran Premio del Brasile in fiducia, sia da un punto di vista del team che dei piloti che hanno dominato le ultime due gare. Per caratteristiche del tracciato, la tappa del Brasile dovrebbe essere una tappa favorevole per McLaren perché il layout si addice alle caratteristiche tecniche della MCL38. Qui, anche l'anno scorso la monoposto del team di Woking andò molto bene su questo tracciato in condizioni di asciutto. Il formato del weekend sarà un formato sprint, quindi avremo soltanto una sessione di prove libere. E questo format ha spinto Red Bull a diciamo, omologare nuove componenti per la power unit della monoposto di Max Verstappen, che ha corso il Gran Premio del Messico con una unità di potenza abbastanza sgonfia proprio per motivi di affidabilità. Probabilmente si dovrà omologare la sesta unità a combustione interna ICE, e quindi in questo caso il pilota olandese subirebbe un arretramento sulla griglia di partenza della gara di domenica di 5 posizioni. Perché 5 posizioni? Perché a Spa-Francorchamps aveva già omologato la quinta e aveva scontato una penalità di 10 posizioni. Il regolamento prevede che poi per diciamo, omologazione di componenti successive al limite massimo stabilito, la penalità poi passi da 10 a 5 posizioni di arretramento sulla griglia di partenza. Questo che cosa comporterà? Comporterà che dei vantaggi e degli svantaggi. Si prospetta una gara di rimonta alla domenica, in funzione anche di quello che sarà diciamo, la posizione nelle qualifiche di Max Verstappen, e una sprint race in cui non avrà alcuna penalità e quindi potrà spingere con una power unit più fresca rispetto alla concorrenza, che potrebbe essere molto utile, diciamo, nel tratto che va da curva 15 fino alla S di Senna, che praticamente viene guidata dai piloti a gas spalancato. Quindi sappiamo benissimo che il tracciato di Interlagos è anche abbastanza esigente per le unità di potenza. Per quanto riguarda Mercedes, invece, ci sono posso dire, poche ambizioni riposte nel weekend in Brasile, perché questo triple leader è stato sanguinoso dal punto di vista dei danni sulle monoposto. Ricordiamo che ci sono stati due incidenti che hanno visto protagonisti sia Russell che Hamilton nel Gran Premio di Austin, e l'incidente a Russell a Città del Messico.
Ovviamente diciamo, gli investimenti che erano stati previsti per gli ultimi sviluppi da portare fino alla fine della stagione saranno gioco forza, dovranno essere dirottati per la riparazione delle monoposto del telaio. E quindi diciamo, a meno di condizioni particolari o condizioni atmosferiche, perché si parla anche di possibili rovesci temporaleschi nell'arco del weekend, le Mercedes non dovrebbero essere protagoniste, anche se su questo tracciato va detto che la tanto vituperata V13 riuscì a fare doppietta con Russell ed Hamilton, e lo stesso Hamilton è uno dei migliori interpreti del tracciato. Quindi se volessimo fare una ipotetica griglia diciamo dei valori in pista per il prossimo Gran Premio del Brasile, dovremmo essere più o meno in linea con quello che abbiamo visto negli ultimi Gran Premi, solo con McLaren leggermente più avvantaggiata rispetto a Ferrari, Red Bull che cercherà di massimizzare la nuova Power Unit che andrà a omologare, e con Verstappen di minimizzare diciamo la perdita di punti nella classifica costruttore, oppure cercare di allungare, molto dipenderà, ripeto, anche dalle condizioni atmosferiche. Mentre per Mercedes probabilmente si tratterà da qui a fine stagione di giocare di rimessa e quindi di sfruttare queste ultime sessioni e queste ultime gare come una lunga sessione di test invernali, in modo da fare tutto ciò che si può testare in pista in chiave 2025. Questa è la mia previsione, ti ringrazio e saluto tutta la community.